a tutte ragazze e ragazzi di YouTube, benvenuti o bentornati sul canale, io sono Miriam e su questo canale si parla di beauty, makeup, skincare ed altri temi. Ora oggi, in questo mese, io volevo rifare il look di Dua Lipa, quello dei Grammy, ma non ho l'ombretto fucsia, cioè non ho quell'ombretto fucsia e dei glitterini che mi fanno quel riflesso da mettere su, quindi sto lavorando. Quindi in attesa di, che sicuramente comunque lo farò prima o poi, in attesa oggi facciamo un look di Ariana Grande. Prima di fare tutta la spiegazione, se non sei ancora iscritto al canale, clicca il tastino qui sotto e iscriviti al canale. Puoi accendere anche la campanella delle notifiche per sapere ogni qualvolta che pubblicherò un nuovo video. E qui sopra ti lascio il mio account Instagram, che se vuoi puoi seguirmi anche là. Metto qualcosa in più rispetto a quello che metto sul canale. Mi sono tirata un ciuffo di Ariana Grande. Oggi quindi look ispirato ad Ariana Grande, non è più prettamente un look, quanto diciamo più o meno un insieme, perché mi sembra che lei spesso abbia più o meno lo stesso look. Ecco, forse negli ultimi tempi ha variato un po' di più, però mi sembra che bene o male siamo sempre su un eyeliner nero molto scuro, occhi molto scuri. Quindi ho cercato di rifare questo look qui, poi su Pinterest, questo look qui, a parte le labbra che non ho fatto gloss. E niente, io spero che vi piaccia il video. Se volete supportare questo canale, vi basta mettere un pollicione in su a questo video. Ovviamente fatemi sapere sotto i commenti se vi è piaciuto questo look e io vi lascio al tutorial. Allora, iniziamo questo look. Prima che mi intenso. Primo step, mettiamo una crema idratante. Io adesso sto usando questa di Joé. È molto... una crema mattificante, molto profumata, lascia la pelle molto morbida, anche se vabbè io non mi sono fatta più maschere, scrub, robe. Allora, mi tira sulle maniche come una barazza. Inizio dal fondotinta, uso, oggi facciamo proprio full face, uso quello di L'Oreal, la Core Parfait. Anche se questo qua ha una copertura veramente da leggera a media, secondo me potete usare un fondotinta più coprente, perché mi sembra che lei abbia sempre comunque un fondotinta molto coprente addosso. Poi correttore di Essence Camouflage più Matte Concealer, abbastanza, perché dobbiamo anche bilanciare il fatto che sto fondotinta non è il mio colore, è proprio più giallino, è un po' più scuro, però è spesso illuminata tipo in questa zona qui. Poi andiamo a fare il nostro contouring. Io uso lo stick di NYX o NYX Professional Makeup, il mio è quello più chiaro. Sì, oggi abbiamo un po' di roba addosso, devo dire. Cioè, solo per coprirmi il brufo delle occhiaie mi devo coprire anche i segni che mi lasciano gli occhiali. Allora, sopracciglia, questa base qua è molto prepotente. Sopracciglia, lei ha delle sopraccigliozze spesse, adesso vediamo che riusciamo a fare con la matita e con un po'
di gel. Andiamo molto veloci in questa fase. Allora, quello che vorrei fare io è questo, diciamo una cosa così. Vedete che ha le sopracciglia, vabbè, più corte, però vabbè, che me le posso tagliare. E molto compatte, ecco, diciamo. Non ha l'effetto, non si fa l'effetto so brows o più naturale, cioè c'è proprio un dopo attacco di sopracciglia. Allora, penso che faremo questo. Allora, prendo dalla palettina di Huda Beauty, inizio con questo rosato qua, che cerco di mettere più che altro verso... sì, passiamo di qua. Cioè, cerco di fare metà e di metterlo verso la fine e nella piega. Lascio, diciamo, la parte iniziale libera. E vado verso l'alto. Poi usiamo questi due colori qui. Useremo questo panna qui per l'interno dell'occhio e quest'altro arancionino per l'esterno. Proprio un altro pennello. Essence, ci potevi mettere questo specchio, giustamente questo specchio. Che serve un po' più chiaro forse. No, sì, cambiamo. Vado a usare Fresh di Anastasia, perché quello è troppo, serve un po' più chiaro. Fresh di Anastasia. All'interno. Dell'occhio. Poi invece qui vado a riprendere quello da sfumatura e uso Bloom. Sembra molto simile a quello che ha su lei. Allora, non voglio che sia troppo intenso, perché lei è praticamente una sfumatura abbastanza leggera, ecco, non è così intenso. Sotto facciamo così, siccome sotto la matita iniziamo a metterci sempre un po' Fresh. Intanto cerco di uniformare tutto lei alla matita. Tra l'altro, con questo qui, che è super utile, vi potete aiutare anche per andare più verso l'alto di qua. Allora, adesso matita, perché insomma dobbiamo partire dalla matita. Quindi io uso una matita di Max Factor. Mettiamo sopra o sotto, che l'hai matita ovunque, quindi dentro. Vicino l'occhio, mi farà malissimo sta roba. Poi invece di fare il l'eyeliner, facciamo prima la matita nera qua, anche perché lei ha una punta che è molto sfumata. Poi vi dico la verità, lei c'ha anche le ciglia finte, ma io non so se me le metto, perché io ho i ciuffetti e su di me non penso che si vedrebbero un granché. Allora, vediamo un minuto. Una volta fatto più o meno questo,
Non per essere così preciso, se no era una mega artist. Allora, no, prendo l'eyeliner di Anastasia, vado intanto a fare la linea sopra. Allora, dopo che mi sono fatta quest'occhio iper mega nero, ecco, da un pelo qui, perfetto, vado, comunque questo correttore non va, cioè non va più bene se è seccato troppo. Allora, vado a prendere il mascara di Anastasia, perché non mi metterò i ciuffetti di ciglia finte, essendo che comunque io i ciuffetti non ho le ciglia finte qua, e quindi cioè, si vedrebbe veramente poco la differenza. Quindi vado direttamente di mascara. Allora, col mascara la situa mi sembra... Ecco, boom, stavo per buttare la palette. Mi sembra nettamente migliorata. Questo mascara non mi fa impazzire. Allora, adesso andiamo a mettere... Beh, dai. Scusate, non fatemi ridere. Ah no, eccola qua. Matita labbra di NYX. Allora, lei ha anche un gloss. Io metterò un... allora, io metterò un rossetto liquido, cremoso. Andiamo a allargare leggermente sopra e sotto, quindi sbordo non tanto, diciamo, fuori a lei, cioè non so parlare, non tanto ai lati quanto più solo sopra, sull'arco di cupido e sotto. Cerco di seguire un po' la forma delle mie labbra, così faccio quell'effetto un po' botox. Cioè, ovviamente sbordare di uno barra 2 mm, ecco, cioè di poco. Poi vado a mettere il NYX Soft Matte Lip Cream Can. Che è uno dei miei colori preferiti di questi qui NYX. Ok, adesso vado, vi zoom indietro. Allora, io che guardo se siamo a fuoco, vabbè, con i miei soliti occhiali, perché sono la solita cieca. Allora, vado a fare un po' di bronzer. E in questa foto ce l'ho abbastanza basso. Ecco qua, però vabbè. C'è proprio il classico. Capisco perché c'è il computer che tra un po' decolla e rimango, cioè che lo porterò un po' su, anche così lo uso anche come blush, perché sembra di non vedere grandi colori di blush, quindi staremo su questi toni qua. Qua cosa pazzesca, io penso che quell'illuminante, non ci ho fatto caso io, forse non vedo niente. Ma noi ce lo mettiamo lo stesso. Se lo trovo, ovviamente. Dai, un pochettico Rihanna. Sì, Rihanna. Buonanotte. Ariana. Ok, amici, non vi ho detto, l'illuminante è sempre vanilla di MAC Pigmento e abbiamo finito. Mi sono fatto anche la coda da Ariana, very very stretta,
mi sta strimitando veramente tutta la testa. Allora, amici, io spero che il look vi sia piaciuto, per quanto possa essere simile. Se volete supportare il canale, buttate un pollicione in su a questo video. Io vi mando un bacione e al prossimo video.